Salve, nella giornata di martedì 4 agosto 2009 siamo stati a Forio, comune di 16.000 abitanti, sito sull'isola di Ischia, abbiamo dovuto constatare delle cose veramente scandalose per una località che si proclama all'avanguardia, per una città predisposta ad ospitare un ingente numero di turisti italiani ed europei. Comincia così la lettera inviataci dai redattori di Fribacoli che continua. Vi sembrerà strano, ma le fogne di questa località, quando piove, sversano direttamente in mare e sulla spiaggia della Chiaia. I tombini straripano melma ovunque, le strade diventano ricche di bollicine bianche, sintomo del classico fenomeno del troppo pieno che spinge le acque reflue, miste a quelle piovane, fuori dalle fogne. Per entrare nel particolare, nella giornata suddetta sono bastati 10 minuti di pioggia per creare un vero e proprio pantano su una spiaggia normalmente ricca di bagnanti in cerca di relax. Una chiazza di acqua marrone ha deturpato una parte consistente di sabbia per poi riversarsi direttamente in mare. Un'onta che di certo non alimenta la buona fama di questo posto meraviglioso, ma che manifesta un'inefficienza amministrativa di dimensioni sconcertanti. Difatti, vedere le acque sporche fuoriuscite dai tombini e ammirare i gabbiani avvicinarsi alla spiaggia insozzata dalla melma cittadina ci ha fatto venire a mente il litorale di Lico Lacuma distrutto dalla foce del depuratore limitrofo e vietato addirittura, secondo quanto riporta un'ordinanza emessa dal sindaco di Pozzuoli, al passaggio di uomini ed animali. Inoltre abbiamo constatato che tale pantano è stato poi ricoperto da sabbia pulita, tra virgolette, e rimesso a disposizione di numerosi turisti i quali si sono posizionati sopra con i loro ombrelloni e le loro asciugamani. In conclusione, in località San Francesco, poco dopo, vi è una gran quantità di immondizia non raccolta, spazzatura che produce un olezzo veramente disgustoso. Vi inviamo anche le foto di ciò che abbiamo visto. Mentre a Citara, la spiaggia è ricca di formiche e moscerini, evidentemente attratti dalla sporcizia presente in loco. Abbiamo inviato questa mail anche al sindaco di Forio, in attesa di sue delucidazioni. Questo era il testo della lettera che è pervenuta nei giorni scorsi alla redazione di PCML TV e nella quale i redattori del sito Fribacoli raccontano la loro disavventura vissuta sulla spiaggia della Chiaia mentre erano intenti a prendere il bagno. Una lettera che dimostra come la scellerata politica dell'amministrazione guidata dal sindaco Franco Regine continui vergognosamente a infangare e a denigrare l'immagine turistica della nostra stupenda e impareggiabile cittadina. Nell'estate del 2007, cioè ben 2 anni fa, sul blog del Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista pubblicammo le fotografie, molto simili a quelle inviateci nei giorni scorsi dagli autori di Fribacoli, dei liquami che avevano invaso la pioggia sotto lo sguardo attonito dei turisti che scappavano. Un episodio aggravato dal fatto che allora non piovve. Uno schifo che puntualmente si ripete, che questa volta hanno denunciato con forza e determinazione dei turisti che amano recarsi sulla nostra isola per trascorrervi dei giorni di vacanza. Nel ringraziare i redattori di Fribacoli per averci inviato le foto della vergogna, chiediamo con forza e per l'ennesima volta all'amministrazione Regine che si risolva immediatamente e definitivamente questa ennesima vergogna sociale.